Bella ragazzi e bentornati sul canale dei Granas e oggi sono contentissimo di portarvi un ospite specialissimo sul nostro canale, ancora, vi dico un'altra volta, sul nostro canale, e è Frank Matano. Salve a tutti. E sono veramente contento perché non avrei mai pensato di portare una persona del suo calibro qui sopra. E praticamente andremo a fare una piccola intervista a Frank, perché molto piccola, perché appunto ci dedica 10 minuti della sua giornata, perché sappiamo che è molto impegnato e quindi già siamo contenti per questi 10 minuti che ci stai dedicando. Quindi non perdiamo tempo, bando alle ciance e partiamo subito con le domande, se ti va bene, ok? Sì, vai, vai. Allora, la domanda che penso sia stata fatta miliardi di volte è quella di come è nata la passione per YouTube e com'è appunto la tua storia su YouTube. Perché magari non tutti conoscono la tua storia all'inizio, magari ti seguono da qualche anno, ma non proprio dall'inizio della tua carriera, tra virgolette, no? Ma io veramente, come tu sai, facevo scherzi telefonici. Allora io volevo condividerli su web, da quando è nato YouTube e anche Facebook, diciamo. E calcola che io sono iscritto al tuo canale da quando avevi circa 10.000 iscritti e non ti seguiva nessuno. E ho visto i tuoi primi video, quelli dei scherzi telefonici, penso sono i video più belli che tu abbia mai fatto e più genuini anche, no? Che tu abbia fatto sul tuo canale, giusto? Grazie mille, è veramente, cioè, un onore per me. Fammi sentire cioè, i complimenti da voi perché seguo anche voi, i vostri gameplay sono stupendi. Ah, questo mi fa veramente piacere che tu segua i nostri video, anche perché sappiamo che abbiamo pochi iscritti e non cioè, è un po' strano sentire che siamo seguiti da una persona come te. Veramente è un onore. E la domanda che ti voglio fare è appunto una domanda più vicina al nostro canale, no? E perché tu hai voluto aprire, ti sei buttato sul reparto di gaming, hai voluto aprire un canale di gaming? E perché? Diciamo, ti piaceva giocare ai videogiochi, per quale motivo? Allora, io ho aperto un canale di gaming per giocare a GTA 5 e chiedere loro a tutta la gente. Ah, proprio così, diretto. Eh sì, io volevo soltanto chiedere loro. Volevi solo chiedere l'ora, quindi. Vabbè, basta che non me la chiedi a me l'ora, perché io ho paura, eh. Che non so se conosci Frax, no? God Sì, Frax. conosco anche lui. Lui mi chiede l'ora tante volte. Povero te. Povero me. Sai che dovremmo fare un giorno? Dovremmo organizzare tipo una cosa tra te e Frax. Tu chiedi l'ora e Frax ti fa ogni morte un cazzotto su Call of Duty. Sarebbe veramente bella come cosa. Ma lo sai che sono molto impegnato, non so. Hai paura, dai. Diciamo che stai svagando, come si dice a Roma. Beh, sì, mi sto cagando sotto, però. Ora sei impegnato, si inventa le scuse, no vabbè, sappiamo che sei impegnatissimo infatti. Senti un po', visto che prima appunto hai parlato di noi, hai detto che ci segui, cosa ne pensi dei nostri video, se possiamo migliorare in qualcosa magari? Dimmi te, dacci un parere sul nostro canale perché ci interessa saperlo insomma. Secondo me i vostri video sono perfetti, continuate così perché veramente siete grandissimi. E quindi tu pre... Soprattutto l'accento romano. Vabbè, però, già, parliamo con uno che ha un accento napoletano, anche quello è un accento che fa ride, dai. Meno male. Senti, Frank, ma adesso andiamo fuori da YouTube, no? Ma tu che fai nel tempo libero, diciamo, che sport pratichi? Se pratichi uno sport, che ne so, quale squadra tifi? Dimmi te. No, ma io durante il tempo libero chiedo l'ora e basta. Ah, questo è il tuo hobby, quindi. Eh sì, è il mio hobby. Senti Frank, ma non giriamoci intorno, insomma. Sappiamo che la domanda che più interessa sicuramente il pubblico è quella delle Iene, no? Forse. E tu sappiamo che sei diventato Iena ormai da qualche anno. E dato che molti hanno il sogno di diventare Iena, anche io sinceramente mi piacerebbe molto fare la Iena, che sensazioni dà essere alle Iene e soprattutto cosa dovrebbe fare uno per diventare Iena secondo te? Ma allora, io sono molto contento di essere una iena perché molte volte andiamo a prendere per culo la gente, no? Che di loro, no? Eh sì, io infatti ogni volta chiedo ora, come lo sai, come lo sanno tutti. E secondo te uno per diventare Iena
che qualità dovrebbe avere? Un po' essere paraculo come te? Credo di sì. Credo di sì, è molto sul vago, rimani. Adesso torniamo a YouTube, no? Molti, se, quasi tutti, penso, i nostri iscritti seguiranno i tuoi video. Quindi ci interessa sapere quale saranno i tuoi prossimi video, che video hai in programma per il futuro, su quali giochi soprattutto. Allora, innanzitutto dico che uno dei miei prossimi video sarà su GTA 5, perché ovviamente GTA 5 deve continuare. Ovviamente. Dovrò sempre chiedere loro, no? Eh sì, se non arrivi E te, qualcuno deve farlo, insomma. poi ci saranno altri video di FIFA e poi si vedrà ancora. Ma un video su Call of Duty ce lo fai? Prima o poi? Ma non sono bravo a Call of Duty perché guardo anche i vostri video che fate kill in 2 secondi, io non le so fare. Vabbè, magari un giorno sai che fai? Quando sei qui a Roma, vieni a casa mia e facciamo un video insieme, no? E ti insegno a giocare a Call of Duty. Vabbè, ma chissà, magari sì, magari no. Perché l'ho detto anche prima che sono molto impegnato. Vabbè, ma se tu non vieni io ti mando Frax a chiederti l'ora, lo sai. No, no, Beh, non ci vieni allora, tengo. vieni allora, vero? Sì, vengo, vengo. Ok, senti, grazie per il tuo tempo e niente, continua a seguirci visto che ci segui. Siamo veramente onorati di questo e ti ringraziamo per tutto, per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. E niente, noi qui abbiamo finito. Ringraziamo ancora una volta Frank Matano per il suo tempo e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella!